Ciao papà. Allora, ti va di parlare un po'? Parlare di cosa? Non lo so, di te, degli amici, di come ti va. Niente di speciale. Come va la scuola? La maestra è brava? Va tutto bene, papà. Sean, dovresti fare i compiti. Per favore, papà, fammi guardare la TV ancora un po'. Li facciamo dopo, ok? Ricevuto, allora torno più tardi. Avevo scritto un appunto sulla lavagnetta in cucina. È ora di uno snack. Forse Sean ha fame. È ora di fare merenda. Hai fame? Forse, un po'. Vediamo cosa c'è in cucina.
Vieni, Sean. Ecco la merenda. Grazie, papà. Sean ce l'ha Grace questo weekend. Sembra che non veda l'ora di tornare da sua madre. Sean non ha ancora fatto i compiti. Ti sta venendo un bel raffreddore. È meglio se ti prendo una medicina. Credo ci siano delle medicine nell'armadietto in bagno. Ecco, prendi questa. Ti farà sentire meglio. Grazie, papà. Sean, dovresti fare i compiti. Per favore, papà, fammi guardare la TV ancora un po'. Li facciamo dopo, ok? Credo che dovremmo farli adesso, così poi non ci pensiamo più. Su, prendi la cartella e vai a metterti in cucina. Ti do una mano. È ora di cena. Devo preparare qualcosa per Sean.
Papà, ho finito. Posso guardare la TV? Fammi vedere. Molto bene. Sembra che tu abbia finito. Vai pure. Pensarci bene, se non mi chiede niente vuol dire che probabilmente non ha fame. Che ne dici di giocare un po' insieme? No, preferisco guardare la TV. Vuoi che ti prepari la cena? Oh sì, ho una fame da lupo. Bene, vedo di preparare qualcosa. Ti chiamo quando è pronto. Ora vieni, Sean. Si mangia. Arrivo. Papà, sei proprio bravo.
È da un po' che non lo faccio. Me lo insegneresti anche a me? Certo, tutto quello che vuoi. E ora che Sean vada a letto. Forza, Sean. Si va a letto. Non sono stanco. Posso stare alzata ancora un po'? Non mi sembra molto ragionevole, no? Domani vai a scuola. Devi riposare. E va bene. Adesso vado. Tu vieni con me. Vai a lavarti i denti e a mettere il pigiama. Io arrivo. Quando i genitori rientrarono a casa dopo la messa, tutti i loro bambini erano scomparsi. Li cercarono, li chiamarono a gran voce, piansero e implorarono, ma fu tutto inutile. Nessuno rivide mai più i bambini. Buonanotte, Sean. L'orsacchiotto. Non ho il mio orsacchiotto, papà. Deve essere qui, da qualche parte. Hai idea di dove possa essere? No, papà. Per favore, non riesco a dormire senza. E va bene, do un'occhiata in giro e vedo di trovarlo, ok? Sean vuole il suo orsacchiotto. Deve averlo lasciato in giro qui da qualche parte.
Grazie, papà. Buonanotte, Sean. Notte. Papà? Sì? Perché sei così triste? Credo che mi serva un po' di tempo per tornare come prima. Papà, quello che è successo a Jason non è colpa tua. Buonanotte, Sean.